L'esperienza spirituale che le varie religioni propongono in una società sempre più tecnicista e pragmatica, per molti uomini sembra essere stata riposta nel passato. È anche sulla base di un simile assunto e sugli interrogativi ad esso correlati che ha preso corpo il volume La via mistica nelle grandi religioni, presentato recentemente al Regina Apostolorum di Roma. L'autore, Don Salvatore Giuliano, professore di teologia dogmatica presso l'Ateneo Pontificio, suggerisce un percorso attraverso cui tentare di comprendere l'itinerario mistico proposto dalle principali religioni. Il grande teologo Karl Rahner diceva che il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà affatto, e questo lo si può dire chiaramente anche per le altre religioni. Le religioni, se non mantengono la loro tensione verso il trascendente, verso l'assoluto, si sclerotizzano soltanto in dei sistemi burocratici veramente molto formali che perdono tutto il loro slancio che è proprio. In un simile approccio il rischio da evitare è quello di cadere in facili sincretismi, come ha ricordato uno dei relatori presenti all'incontro, il professor Marcello Bravo Pereira. È importante avere una conoscenza per quanto possibile profonda, partendo dai principi, senza trascurare poi che l'esperienza religiosa non è una realtà unitaria. È una realtà molto variegata, è una realtà sterminata, e quindi soprattutto in alcune religioni che non hanno un magistero, che non hanno un'autorità dottrinale, è molto più difficile trovare una unità e bisogna andare un po' a vedere le correnti, a vedere i gruppi. Non tutti pensano allo stesso modo anche se appartengono alla stessa religione, quindi è importante la conoscenza. Pagine dunque quelle scritte da Don Salvatore Giuliano che, incentrandosi sul valore della mistica, sottolineano al tempo stesso l'importanza del dialogo interreligioso. Penso che questo volume possa aiutare tutti coloro che vogliono conoscere la diversità dell'altro, non intendendola come occasione per aizzare muri o per fare lotte, perché non c'è pace tra le nazioni, non c'è pace tra i popoli se non c'è pace anche tra le religioni, e non c'è pace tra le religioni se non c'è una conoscenza profonda dei sistemi anche teologici e dottrinali di ciascuna religione. La mistica ha un posto fondamentale nel dialogo interreligioso, soprattutto di fronte al fondamentalismo e in concreto al fondamentalismo aggressivo. Perché? Perché la mistica è una spiritualità dell'interiorità. Credo che questo è fondamentale, purificare le proprie intenzioni, purificare il proprio cuore e così vedere nell'altro non un nemico, ma uno che sta anche lottando con se stesso per incontrare il Signore, per incontrare Dio.